Ecco qua, la nostra pizza o torta di pasta è pronta da impiattare e questa può essere mangiata calda o anche fredda. È ottima a pranzo, a cena, per fare un picnic e vista la stagione anche in riva al mare e va benissimo sempre. Buon appetito! Ecco qui, la fetta si presenterà così. Ottima calda o fredda. Buon appetito a tutti! Faremo una ricetta che è molto antica nella mia famiglia. Noi questa la chiamiamo la pizza di tagliolini e in realtà è proprio una torta di pasta, diciamo, di tagliatelle, di tagliolini, come lo vogliamo chiamare. E niente, quindi iniziamo a mettere la pentola per la pasta e appena bolle caleremo le nostre tagliatelle e poi dopo prepareremo questa torta di pasta al forno. Di solito noi la facciamo sempre a Pasqua per festeggiare la Santa Pasqua. È una tradizione di famiglia, di mia mamma, di mia nonna, e noi però non è da fare per forza solo a Pasqua, è ottima anche durante l'anno perché è un piatto unico comunque. Adesso aspettiamo un attimino che bolle l'acqua. Quando ovviamente bolle l'acqua, saliamo e poi buttiamo le nostre tagliatelle. Queste qua, i nidini di tagliatelle, eccole qua. Sono mezzo chilo. Ok, e facciamo cuocere un attimo la pasta. Ovviamente aspettiamo che la pasta si cuocia per poi scolarla. La pasta è cotta, quindi andiamo a scolarla. Mentre la pasta si raffredda un attimino, noi prepariamo tutti gli ingredienti da aggiungere. Allora, gli ingredienti saranno 6 uova, perché per mezzo chilo di pasta ci va un uovo ogni 100 g di pasta più uno, poi una fetta di provola silana a pezzi da 1 etto e mezzo, una fetta da 2 etti di Emmental svizzero o anche olandese, va bene lo stesso, del parmigiano e del pecorino. Emmental, pecorino e parmigiano. E poi sale e pepe. Ovviamente la prima cosa iniziamo a rompere le uova e a sbattere le uova. Abbiamo rotto le uova, poi pecorino e parmigiano. Adesso mettiamo un po' di pepe e un po' di sale. Visto che c'è già il pecorino, la pasta è già salata, sale giusto un pochettino. Iniziamo a battere le uova. Quando le uova sbattute sono ben amalgamate, noi prenderemo le nostre tagliatelle cotte e le metteremo dentro. Quando abbiamo mescolato bene bene le nostre tagliatelle nelle uova, cosa facciamo? Iniziamo ad accendere il forno. Intanto che poi il forno si scaldi bene, l'abbiamo acceso, iniziamo a mettere il formaggio nella pasta. Allora, questa è la provola silana. E questo è l'Emmental. Iniziamo a mescolare bene. Prendiamo una teglia che andremo ad ungere con un filo d'olio e poi dopo versiamo la nostra pasta dentro. Ecco, la nostra teglia è bella unta e adesso versiamo la pasta. Ecco, vedete? Adesso la pasta è nella teglia. Ora copriamo con la carta forno e mettiamo a cuocere nel forno per un'ora a 180 gradi. Ok? Anzi, per l'esattezza facciamo 50 minuti 180 gradi con forno statico e gli ultimi 10 minuti ventilato, sempre a 180 gradi. Allora, lo copro solo con la carta forno, così almeno non viene. Ok, così e vado ad infornare. Ecco qua, la nostra pasta torta di tagliatelle o pizza di tagliolini, come la chiamavano le nostre mamme e le nostre nonne, è pronta per essere cotta. Negli ultimi 10 minuti invece metteremo la ventola. Ecco qua, imposteremo la ventola per gli ultimi 10 minuti. Ecco qua, la nostra pizza o torta di pasta è pronta.